Ehi tu, devi essere vano, giusto? Sbagliato. Io non sono vano. Sono Cyberpunk. Ok, amico, se lo dici tu. Iniziamo con la creazione del personaggio? Sì, sarebbe utile. Bene. Ma prima, che background hai scelto? Beh, la mia camera, come al solito. No, intendevo per il mio passato. Ah, quello era il tuo passato? Sì, cosa credevi che fosse? Beh, non capivo, quindi ho scelto l'immagine che mi piaceva di più. Quindi, vita da strada. Amico, non puoi fare scelte così a caso. Io faccio quello che voglio, ok? E allora perché non mi hai ancora creato? Ti sudano le dita? Ora ci metto un attimo e... pronto! È uno scherzo? No, sei tu, ma se ti consideri uno scherzo della natura, sono cavoli tuoi. Non fare il simpatico. Neanche te. Spiegami perché mi hai fatto così. Volevo che fossi più punk possibile e soprattutto che ti si noti, per questo è rosso. Non penso che sia stata una grande idea per quando dovrò nascondermi dai nemici. Non ce ne sarà bisogno, i nemici tremeranno solo a vederti. Se avranno paura dei galli, sì, va che cresta. I galli possono essere diabolici, sai? Hai finito con la personalizzazione? Aspetta, fammi controllare in base... Aspetta, stop, questo non era previsto. Parli della modifica del mio... Esatto, e fermiamoci qui, c'è gente giovane che ascolta. E come intendi fare? Il gioco tratta anche temi adulti. Effettivamente non ci avevo pensato, vabbè, andiamo avanti, ci penso io. Va bene. Ora, caratteristiche. Ok, privilegerò fisico e intelligenza. Spiegati. Si sa, mente sana e corpo sano. La spiegazione più stupida che abbia mai sentito. Non mi sottovalutare, ne ho di più stupide. Eccoci, si inizia. Quel naso non sembra messo troppo bene. Non ti preoccupare, bevo un goccetto e... No, non si beve. Cosa? Te l'ho detto, starò family friendly, come piace al mio capo. Ok, allora... Oh, ho sentito il dolore anch'io. Sentivi, ho un problema. Stavolta è serio. Sembra che tu sia nei guai. Ti serve aiuto? Kirk, gli devo dei soldi. Se non pago entro domani, dice che mi spezza le gambe. Del tavolo, nessuno pensi male. Parlerò con Kirk, mi devi un favore. Giusto, bravo amico. Ma ti chiami 5? No, V. Credevo fosse 5 in numero romano. Sei proprio stupido. È diverso, solo io posso essere V. Cosa? V di vano. Ma non eri Cyberpunk? Sono nel gioco, bello. Beh, lasciamo stare, troviamo Kirk. È lui? No. Lui? No. Lei? Ma se è un loot. Giusto. Guarda che non è neanche questo. Veramente, io volevo solo chiedergli un pezzo di panino. Sediamoci, l'ho trovato. È troppo timido per portarmi gli Eddie di persona. Digli che non mordo. Gli Eddie? Se hai bisogno, ho un amico che si chiama così. È la nostra moneta. Che cosa stupida. Adesso mi viene in mente una moneta con su solo gente che si chiama Eddie. Nel mentre che tu parlavi da solo, ho trovato un accordo. Ah, bravo. Allora sei più furbo di quanto sembra. Certo. Però sia chiaro, io non pago un soldo. Anche perché non ho Eddie in famiglia. Niente del genere. Io gli faccio un favore e il debito è saldato. Ok, non mi fido molto. Ma hai chiesto di cosa si tratta? Dobbiamo rubare una macchina. Vorrei dire prenderla in prestito. No, proprio rubarla. Oh, ma allora non capisci? Vuoi che ci blocchino? Il video è tuo, mica mio. Ah, grazie, amico. Andiamo, padre ci darà un passaggio. Ok, andiamo. Vai dietro, ti pare che ci dia un passaggio e faccia guidare noi? Ah, che peccato, volevo provare. Ma padre è un prete del futuro? Sebastian Ibarra, è il mio giorno fortunato. Che cosa vuoi? Chiudere i conti. Più o meno. Ok, forse no. Bene, siamo arrivati. Grazie del passaggio, papozzo. Prendiamo l'ascensore per il garage. Mi stai prendendo in giro per caso? Non c'è il pulsante. Parcheggio, secondo te cosa vuol dire, idiota? Non è la stessa cosa di dire garage, amico. Stupido pignolo. Stupido mezzo robot. Scusa? Niente. Troviamo la macchina, presto. Oh, ma guarda che spettacolo. Sono tutte versioni moderne di auto di adesso. Forza, muoviti, non siamo qui a giocare. Guasta feste. Sei Rick? Sì. Lavori per Kirk? Sì. Le telecamere sono spente. Hai 20 minuti. No, ma tranquillo, è solo un prestito. Abbiamo anche le chiavi. Proviamo questa meraviglia tecnologica. Che uomo di poca fede. Giusto? Siamo ricchi. Una chiave che hackera, ma pur sempre una chiave. Ehi, sembra che sarà un gioco da ragazzi. No, non devi mai dirlo, fratello! Scegli. Ecco, lo sapevo! Accelera e scappa! Arresto. Bene, arrestati. Cosa può andare peggio? Li ho arrestati, signor Fushioka. Qualcosa mi dice che quello sia il proprietario. Non ho tempo per testimoniare o collaborare alle indagini. Giusto, quindi ci lascia andare, vero? Dico soltanto che dovreste gettarli.
ammanettati e con le gambe spezzate in modo che non torni nulla. Dai su, amico, ragioniamo. Oh, cavoli! Chiaramente, per un attimo l'ho vista brutta. Non pensavo che ce l'avremmo fatta. A chi lo dici? Nemmeno io. Stinz è uno che non molla se ti dà la caccia, ma gli è rimasto un po' di onore. Se non fossi arrivato, ora staresti sfrecciando per le strade di Night City. Non me ne parlare, quella macchina sembrava uno spettacolo. No, il piano sembrava sospetto fin dall'inizio. E io l'avevo detto. Jackie Wells. B. Mi devo fidare? Forza, andiamo a mangiare un boccone. Ok, ora mi fido. Un boccone? È incredibile il chili di mia mamma. Il migliore della città. Forza, andiamo, amico. Uno che mi offre da mangiare e uno di cui ci si può fidare. Ok, e cibo sia. Andiamo. Salve Night City! C'è Stanley qui con voi. Ci aspetta un'altra giornata nella città dei sogni. Ah, bello, mi piacciono queste sequenze filmate. Non devo fare nulla. Ti sta bene. Che botta. Bella casa. Guarda, c'è anche una lavanderia. No, mi sa che lì non lava proprio niente. Piaciuto lo show? Un sacco, fratello. Mi fa piacere, ora andiamo. Ecco, dove esattamente? Dobbiamo salvare una ragazza, è stata rapita. Vorrei dire che si è persa casualmente in un posto dove ha trovato delle persone poco raccomandabili. Pensala come vuoi. Vabbè. Qualcuno ti sta chiamando. L'obiettivo è Sandra Dorset. Un paio d'ore fa il suo pio monitor ha smesso di dare segni. Sospetto rapimento. Ancora, vorrei dire che... Smettila! Quella è una pistola giocattolo, vero? Ci sono anche nel tuo Fortnite, non rompere. Sì, hai ragione. Sei tu. Svelti. No, signora, servizio di pulizia, non c'è niente da vedere. Rientri, presto! Porta chiusa, la sfondiamo? Dove vivi, nel Giurassico? Basta un hackeraggio e fa... Facile così, ai miei tempi si scassinava. Non è un gioco fantasy, amico. Oddio, non dirmi che è quella la ragazza. Fammi controllare con lo scan. Pure lo scan? Cosa sei, una stampante vivente? Non è lei, continuiamo a cercare. Agli ordini, Mr. Robot. Facciamo fuori questo tizio. No, lo addormentiamo. E se ci sveglia e ci becca? Basta nasconderlo qua dentro. Ottima idea. Altra gente? Hackeriamogli i sistemi. Ok, ottima idea. No, ci hanno beccato. Nasconditi presto. Non so quanto resisteremo. Va bene, allora andiamo. Fuori uno. Altro di là. È la vostra fine. Altro qui. Salutami i tuoi amici. E anche tu. Bene, bene, ottimo lavoro. Se non ho visto male, sono finiti. No, maledizione. Ok, ho visto male. Aggiriamolo. Ottima idea, fallo fuori da qua. Fregato tizio. Curiamoci e troviamo la ragazza. Ok, fatto, ottimo, andiamo. Bene, presto, dobbiamo fare in fretta. Non sembra messa bene. Wow, scena da censura. Ma devo salvarla. Sì, tranquillo, tu fai pure. Ci penso io nel montaggio. Secondo il biomo monitor, fra 3 minuti arrivano i trauma. Trauma? Trauma Corp è un'assicurazione che arriva non appena rileva un malfunzionamento di sistema. Cavoli, che sanità, che ASL. Infatti eccoli. Prendetela pure, non ho guardato nulla. Qui abbiamo finito. Senti Mano, ti chiedo un favore. Ti va di prestarmi la macchina? E perché dovremmo dartela? Ho un appuntamento con Misty, ma non posso prendere la metro. Che figura ci faccio? Effettivamente faresti la figura da barbone. Ok, lasciamogliela. Cosa vuoi che succeda? Non riesco, vai dritto. Ecco, lo sapevo. Quei pazzi di prima hanno chiamato i rinforzi. Se guidassi meglio, magari. Perfetto, è andato. Ah, meno male. No, posto di blocco. Vabbè, ma una rogna dopo l'altra, però. Watson è in isolamento fino a nuovo ordine. È una misura di sicurezza. Mi ricorda qualcosa. Vede, sto cercando di rigare dritto. La mia ragazza mi sta dando una possibilità. Falli passare, ma sono gli ultimi. Non ci credo che abbia funzionato. Bene, siamo arrivati. Eccoci a casa. Molto carina, davvero? Ci guardiamo un po' di TV? No, grazie, vado a stendermi. Non mi sento molto bene. Ok, tranquillo, immagino. Buonanotte. Buongiorno, principessa. Chiamata da Jackie in arrivo. Wow, B. Hai dormito un po'? Non importa, è ora di alzarsi. Credo di essermi preso qualcosa quando mi sono collegato al biomonitor di quella corporativa. Non so, un neurovirus. Devo vedere Vic. Lui mi dirà cosa mi sta devastando la testa e lo stomaco. Ok, recuperiamo Jackie e andiamo da questo Vic. Vediamo come va questa bellezza. Ah, finalmente si guida. Ehi, facci piano. Ho appena mangiato. E fammi partire almeno, però, fifone.
Bene, eccoci da Vic. Qui li chiamiamo bisturi. Installano aggiornamenti cyberware. Tradotto dal robottese? Guarda cosa non va e se voglio fa qualche update. Ah, bello. Forza, selezioniamolo. Metti qui quel braccio da supercampione. Ah beh, no, aspetta, come? Stai tranquillo, sa cosa fa. Ma sembra una trappola di SOV! Ora un po' di anestetico e posso tagliuzzarti. Oddio, non posso guardare! Ci spente per un attimo, ok? No, 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 aspetta! L'occhio mi impressiona! No! Vai, Roccia. Fagli vedere di cosa sei capace. Perfetto, finito. Meglio di prima, direi. Forza, Cyberman, possiamo andare. Ehi? Vano? Ecco, è svenuto dall'impressione. Che deboli questi tutto umani. Ah, scusate ragazzi, ma non ce la facevo più. Bella ragazzi, io sono Cyberpunk e questo era Cyberpunk 2077 se i videogiochi parlassero. Se il video vi è piaciuto mi raccomando ricordate di mettere mi piace e soprattutto di condividere e iscrivervi al canale se ancora non l'avete fatto. E arriviamo a 20k like se volete un altro episodio di Cyberpunk. Bene ragazzi, ma il video di oggi termina qui e noi ci vediamo venerdì prossimo con un altro nuovo video. E bella! Adesso come mi levo sta roba? Bella domanda. Faccio una doccia, va?